Un saluto amici, voglio condividere con voi oggi un video riguardante l'innesto di alcuni rami di ciliegio Mastrantonio su ciliegio Ferrovia. Innesteremo questi rami a triangolo e come potete vedere ne abbiamo qui innestato già qualcuno. Innesteremo a triangolo perché questo è il periodo giusto, siamo a marzo. In più, rispetto a tutti gli altri tipi di innesti in cui andiamo a scoprire il legno, cicatrizza in maniera migliore. L'innesto a triangolo, secondo me, è uno dei più difficili da realizzare, perché oltre a dover rispettare tutte le condizioni che sono comuni in tutti gli innesti, e cioè il periodo, la scelta della marza, la temperatura, occorre anche molta manualità in questo tipo di innesto e tantissima attenzione. Ok, facciamo il lavoro e man mano vi faccio vedere. Tagliamo nel punto dove abbiamo deciso di fare l'innesto. E dopo aver tagliato andiamo a rifinire il taglio. Andiamo adesso con il nostro coltello da innesti a fare una linea guida. Facciamo un'incisione di 4 cm. La parte finale del coltello incide solo la corteccia, mentre l'altra parte invece penetra dentro il legno per 4 mm circa. Dopodiché apriamo il nostro coltello di 2 mm circa rispetto alla linea tracciata, mentre la parte finale, la punta del coltello, sta sempre sulla linea. Mettiamo il nostro coltello obliquo in maniera che vada a intercettare quel taglio che abbiamo fatto prima e diamo un colpo secco con forza. Dopodiché facciamo lo stesso lavoro anche dall'altra parte, 2 mm rispetto alla linea tracciata. Mettiamo il nostro coltello obliquo in maniera che vada a intercettare la linea di prima, il taglio di prima, e tiriamo con forza ed ecco che se ne è venuta via la porzione del triangolo in cui dobbiamo andare a fare l'innesto. Facciamo altri tagli in maniera da rifinire il tutto e il nostro porta innesto è pronto. Ok, adesso andiamo a prendere la nostra marza che abbiamo tagliato un mese fa circa. L'abbiamo tenuta in frigo nella parte sottostante, nella parte bassa, avvolta in una plastica scura. Prepariamo la nostra marza con dei tagli ben dritti e lisci, asportando piccole fettine man mano. Questa gemma che vedete qui la faremo corrispondere nella parte esterna della marza, quindi verrà nella parte esterna del nostro innesto. Ruotiamo adesso di 90 gradi e facciamo lo stesso lavoro sportando piccole fettine man mano dall'altro lato. Ed ecco fatto, la nostra marza è pronta. Ok, adesso ci fermiamo e facciamo questa riflessione. Come ben sappiamo, affinché un innesto attecchisca bene, occorre che i due campi, cioè il cambio della marza e quello del porta innesto, siano a contatto diretto. Come potete vedere qui nel nostro porta innesto, sotto la corteccia e il libro, questa parte scura, questa circonferenza scura è il cambio, che oltre a vedersi qua nella faccia del nostro porta innesto si vede anche qui nella sezione longitudinale che scende dal lato destro del nostro taglio sotto la corteccia e il libro e anche da quest'altra parte. E quindi, come si può vedere, nel nostro porta innesto abbiamo uno spessore di corteccia di circa 2 mm. Se avviciniamo adesso la nostra marza per metterla a confronto con il nostro porta innesto, possiamo notare che la corteccia della marza è di molto inferiore, lo spessore della corteccia è di molto inferiore allo spessore della corteccia del porta innesto. Per cui, sapendo che
per la riuscita di un innesto bisogna mettere tutte e due i cambi a contatto, se nell'accoppiamento facciamo corrispondere a filo la corteccia esterna della marza con la corteccia esterna del portainnesto, il nostro innesto, chiaramente non avendo i due cambi a contatto per la diversità di spessore delle cortecce, non andrà a buon fine. E quindi in questo caso bisognerà battere la nostra marza fino a che la corteccia esterna sua arrivi qualche millimetro più basso della corteccia esterna del nostro portinnesto, lasciando appunto questo scalino che vi sto mostrando. E questa è l'attenzione di cui parlavo all'inizio del filmato che dobbiamo mettere per la riuscita del nostro innesto. Ok, andiamo avanti e completiamo il lavoro.